domanda qual era? Come cambiamo il mondo? Sei più su un versante riformismo o più su un versante più radicale? Radicale per me vuol dire quello che voleva dire per Marx, cioè prendere le cose alla radice, e la radice sono gli esseri umani stessi. Questa è la frase di Marx nel manoscritto del 44. E prendere le cose dal punto di vista degli esseri umani stessi, secondo me, è la riproduzione sociale. Per riproduzione sociale, qua intendere, ma la riflessione è molto larga, non è soltanto il cibo, la cura, le cose che sono ovviamente fondamentali, no? Ma è anche la cultura, la creatività, la relazione, il gioco, cioè anche il lavoro. È la dimensione che rende la vita degna di essere vissuta. Io dico, sono radicale da quel punto di vista lì. Questo non vuol dire che non ci possano essere delle riforme radicali. No, tra l'altro, questa polarità tra riforma e rivoluzione oggi si è terribilmente involgarita in una torsione dove quella parola lì, riformismo, a seconda dei leader e da chi viene pronunciata, ma se pensiamo al nostro paese oggi, il riformismo sembra essere appannaggio delle forze sociali più connesse con l'ipersviluppo capitalistico. La radicalità La radicalità va in tutt'altra direzione, giusto? Io credo che entrambe queste prospettive, lasciate soltanto come metodologia generale, senza inserirle in un contesto storico, di dinamica storica, siano non ci dicono molto. Abbiamo bisogno di un movimento trasversale, forte, cosciente di se stesso, di trasformazione sociale, e questo movimento, secondo me, si deve basare su questi due capisaldi: la creazione di nuove forme di cooperazione sociale e che ci aiutino anche a limitare, anzi ad aumentare l'autonomia della gente rispetto al capitale, cioè di essere in grado di rifiutare il lavoro del capitale, cioè essere sempre più in grado di rifiutare il lavoro del capitale e allo stesso tempo costruire altre forme, perché sennò non se ne esce. E allo stesso tempo, accompagnato, articolato a questo, ci deve essere però la forza di porre veti, perché il capitale è questa macchina che cerca sempre la propria espansione e che continuamente cercherà di erodere diritti, cose che si sono guadagnate nel tempo. Questa è la sua missione, ma non lo fa perché gli piace erodere i diritti, perché i diritti che guadagni, gli spazi che guadagni nella riproduzione sociale sono spazi che togli al capitale di valorizzazione, funziona così. Quindi da questo punto di vista la problematica è veramente quella di creare una forza sociale che già esiste. Il problema è della ricomposizione di questi fattori che già esistono in una forza sociale che crei una nuova capacità di cooperare socialmente. Ma secondo te nasce dalla rabbia o ha bisogno di particolari condizioni che devono anche un po' essere definite dall'alto? Insomma, magari ci possono essere delle condizioni per cui queste forme sociali, uno Stato può far sì, può accettarle e può far sì che può aiutarle, perché effettivamente anche solo il volontariato, per esempio, e se vogliamo una forma in questo senso, sempre di più si sta parlando di riconoscere questo volontariato, perché in alcuni ambienti, ad esempio sanitari, senza il volontariato alcune cose non funzionano. E quindi mi chiedevo se c'è una forma, e a quale fai riferimento? Guarda, io credo che di volontariato in una maniera o nell'altra lo facciamo tutti in diversi momenti della vita, in diversi modi. La cura degli anziani nelle case, la cura dei figli, di vecchia discussione tra il marxista
femministe, no? Femministe marxiste. Si riproduce la forza lavoro che poi va funzionalizzata alla riproduzione del capitale. Negli ultimi decenni noi facciamo volontariato, nel senso, sui social network, ricreiamo le condizioni per l'espansione di grandi multinazionali, dandogli le nostre preferenze, dandogli le nostre scelte, quindi creando circuiti, no? Con la finanziarizzazione c'è stato molto della cattura della nostra attività riproduttiva, che prima era fuori, più o meno, si articolava dal capitale, adesso dentro. Quindi io la vedo come una grande necessità anche di essere compensate di queste attività che noi svolgiamo, che sono funzionali al capitale, che sono funzionali alla società in cui viviamo. E questa redditività può contribuire a ridurre la nostra dipendenza dal capitale stesso, e quindi creare spazi di creazione di alternativa. Quindi la lotta per un reddito di base è fondamentale, e qui ci inseriamo poi in questa logica. Sappiamo il dibattito sul reddito di cittadinanza, in quali termini esso si svolge, no? Sempre nella criminalizzazione di chi percepisce un reddito ma non lavora. Ma tu cosa ne sai delle vite poi della gente? Cioè, cosa consideriamo lavoro? Considerare il lavoro invece una totalità, non è solo il lavoro in cui tu vai in fabbrica, vai in ufficio, vai a fare consegnare pizze, che ne so. Il lavoro è complessivo. Quindi la battaglia sul reddito, per esempio, è una battaglia fondamentale di questa cosa qua. Da come lo vedo io, sempre funzionale non solo alla preservazione della riproduzione dei vari soggetti, ma anche come progetto politico, anche come parte dello sviluppo di nuove capacità produttive e cooperazione sociale. Perché dici riproduttive e non produttive? La produzione è un processo lineare. Parte da un input, fai, coordini, organizzi, esce un output. Input-output, questa è la produzione. La riproduzione è questo output, o questi output, che ritornano alle condizioni di partenza. Cioè, la riproduzione praticamente crea le condizioni. Crea la produzione. Crea le condizioni della produzione. Quando parliamo di riproduzione, allora, penso contrastare la riproduzione sociale con la riproduzione del capitale. La riproduzione del capitale è un sistema che si riproduce, persegue il profitto, certo, sì, certo, ci sono quelli che guadagnano, che prendono, però qual è la finalità di quel profitto, a sua volta? È la ricreazione delle condizioni per la produzione di profitto. Ed è quello il sistema dove siamo ingranati dentro, dove, no? E non se ne riesce. Se non sei funzionale a quello, sei se fuori. Esatto, sei fuori. La riproduzione sociale è, al contrario, la produzione di esseri umani per mezzo di esseri umani e la continua ricreazione di quelle condizioni. Che convivono, però. Sì, infatti. Il punto è che dobbiamo, in primo luogo, distinguerle analiticamente. Se pensi alla nozione di lavoro, la nozione di lavoro, nel senso comune, non poniamo questa distinzione tra la riproduzione del capitale e la riproduzione sociale. No? Il lavoro è il lavoro. È chiaro che ha un senso diverso. Il fatto che abbia un senso diverso non vuol dire che noi qui in questo momento non stiamo spendendo nervi, muscoli, energie, nella vecchia definizione marxiana di spesa di forza lavoro. Così un'altra categoria, la forza lavoro, un'altra categoria marxiana, che sappiamo nel capitalismo è una merce. Ma che cos'è la forza lavoro? Sono una serie di capacità, le stiamo impiegando in questa tavola, una serie di capacità della forza lavoro, no? Stiamo ragionando, discutendo, mangiando, prendendo, condividendo, facendo delle cose, è una capacità che ci siamo
creati e mettiamo sul campo nel nostro cooperare sociale, no? Anzi, poi andiamo su Facebook, su YouTube, creiamo prodotti, non è che non stiamo producendo, stiamo producendo. Noi siamo i prodotti. Che genera il capitale, ma di fatto il prodotto sei tu. Tu sei la merce, noi siamo diventati di fatto merce, tutto ciò che facciamo è diventato merce. Anche qui bisogna fare una distinzione tra comprare e vendere, sempre nell'ambito dell'idea di riproduzione. Oh, Marx, per tornare a quell'analisi lì, riprenderla anche in questa discussione, divideva due circuiti diversi, in effetti questo poi tra l'altro non era Marx, era Aristotele che lo faceva prima di lui, 2000 anni prima. Da una parte c'è il circuito in cui noi tutti siamo parte nel momento in cui viviamo questo mondo. Abbiamo bisogno di denaro al fine di acquisire una serie di beni che permettono la nostra riproduzione. Quindi qui il circuito è vendita, merce, denaro per comprare, al fine di comprare. È importante prendere sempre la finalità, capire la finalità. Nella vita della maggioranza delle persone, i circuiti dove noi entriamo in tutto il mondo sono circuiti che hanno la finalità della sopravvivenza in contesti particolari. Vendere per comprare. Vendi la forza lavoro, vendi scarti raccolti in una discarica in un posto nel terzo mondo, nel sud del mondo, vendi per comprare, perché hai bisogno di vivere, no? Questo è il ciclo della maggioranza di noi. Però poi c'è quell'altro, invece, quell'altro ciclo, che è solo di pochi, in cui noi entriamo in contatto attraverso anche le nostre vendite, soprattutto la vendita della forza lavoro, che è comprare per vendere, che è denaro, merce più denaro. La finalità lì non è una merce che soddisfi i tuoi bisogni, ma è più denaro, cioè la fine del ciclo è più denaro, e quella è il circuito del capitale, del denaro in quanto capitale, non solo denaro in quanto mezzo di scambio che permette così il metabolismo sociale, il passaggio di valore d'uso da una mano all'altra. E queste due sono fondamentali, queste sono legate proprio a due circuiti completamente diversi. Il circuito del capitale, denaro, merce più denaro, il capitalista parte dal denaro, acquista merci, poi quelle merci possono essere merci che poi rivende se è un capitalista commerciale, oppure che acquista merci in forma di forza lavoro e mezzi di produzione, mette al lavoro la gente, crea nuovi prodotti per un nuovo denaro. Quel ciclo lì è un ciclo di riproduzione del capitale, ma il ciclo merce, denaro merce, in cui noi siamo, cioè vendere per comprare merce, non è un ciclo completo. È parte di un ciclo più grande, perché noi quelle merci che noi vendiamo, si serve per acquistare altre merci, le riportiamo dentro un processo produttivo che sono i procomuni, che può essere la famiglia, la comunità, un'organizzazione più grande, ma entrano dentro quei sistemi di cooperazione più generali che hanno altre finalità che l'acquisizione. E questa contrapposizione noi dobbiamo in qualche modo vederla e cercare di articolarla politicamente.